Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog, L'arte dello scrivere forse, che potete trovare su Tumblr. Qui sotto nell'info box troverete i link a tutti i miei social, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. E in tutti questi social parlo sempre di libri. Mi raccomando, cliccate anche il bottone mi piace qui sotto se anche a voi piacciono i libri e soprattutto siete dei lettori compulsivi come me. E magari iscrivetevi anche al mio canale per non perdere i miei prossimi video. Oggi una lista di libri su richiesta. Una spettatrice del canale mi ha chiesto una lista di libri con Bad Boys. Ho deciso di fare oggi una lista di romance storici con cattivi ragazzi. Ma prossimamente farò sicuramente anche una lista di romanzi rosa contemporanei con Bad Boys, quindi mi raccomando, stay tuned e non perdete anche i miei prossimi video. La lista di oggi naturalmente sarà, come dico sempre per tutte le mie liste, estremamente riduttiva, ma in questo caso questa frase è ancora più vera perché? Perché praticamente in tutti i romance storici ci sono dei Bad Boys che tradotto nel linguaggio dell'epoca che di solito trattano i romanzi rosa storici, non sono altro che libertini, nobili un po' scapestrati, uomini che si danno un tantino alla bella vita, debosciati, eccetera, eccetera, eccetera. E di solito non manca mai in nessun romanzo rosa storico un tipo di questo genere. Poi può essere il protagonista, può essere un personaggio secondario, ma non manca mai. Quindi per restringere il campo a questa lista mi sono data delle regole. Ho trattato solo alcune epoche, quindi ho tralasciato completamente i romanzi di epoca medievale, ok? Mi sono tenuta sull'Ottocento e massimo sui primi del Novecento, mi sono tenuta in Inghilterra tranne che per un titolo, ok? E ho cercato di non mettere più di un titolo per ogni scrittrice. Ok, quindi anche se magari una scrittrice ha praticamente scritto intere serie dedicata ai Bad Boys, di lei ho messo un unico libro, tranne che in un caso, e concedetemi anche di rompere qualcuna delle mie regole, perché alla fin fine quello che veramente comanda le mie liste è il mio gusto personale, quindi ho deciso di inserire in questa lista le autrici che io amo di più, i libri che io amo di più e che secondo me sono i più belli, ma naturalmente questa è un'opinione estremamente soggettiva. Troverete sicuramente che alla lista mancheranno tantissimi titoli che magari voi amate, non esitate a suggerirmeli o ad aggiungerli nel commento qui sotto al video direttamente o in commento sul mio post del blog su Tumblr, o sul mio post su Facebook o su Instagram, come volete. Più commenterete con titoli che voi amate di questo tipo, più la lista sarà ricca e interessante per chi dopo vedrà questo post o questo video. Quindi scambiamoci titoli più che mai in questo caso perché la scelta era veramente ampissima. Ma partiamo subito con la mia lista. Al primo posto metto sicuramente quello che per me è il romanzo per antonomasia del tema riformiamo lo scapestrato, quindi riformiamo questo cattivo ragazzo, che è Incontrarsi e poi di Mary Jo Potney, che in originale era The Rake and the Reformer, ma era anche stato pubblicato precedentemente anche solo col titolo The Rake, ok? Troverete comunque qui sotto nell'info box i link ai libri che vi cito nel caso voleste andarli a vedere e non dimenticate anche di controllare il mio post sul blog di Tumblr, vi lascerò il link anche a quello perché lì le trame saranno ancora più approfondite e potrete leggere con calma tutto quello che ho da dire su questi libri. Che dire di questo libro? È veramente bello, veramente bello. Allora, il protagonista è un debosciato per antonomasia. Si è veramente dato a qualsiasi vizio sulla faccia della terra per problemi suoi, che comunque diciamo che alla radice un problema ce l'aveva nella vita e questo ha generato il fatto che si sia dato un pochino troppo ai vizi, si è dato talmente tanto ai vizi che ha commesso qualcosa di cui si è pentito nel libro precedente della stessa serie. E ha veramente toccato il fondo, ha toccato il fondo e si rende conto di essere alcolizzato, si rende conto finalmente grazie ai suoi servitori di aver bisogno di aiuto e cerca finalmente aiuto. E
per prima cosa capisce che deve cercare di allontanarsi dalla città, deve cercare di allontanarsi dalle tentazioni, deve cercare di allontanarsi dall'alcol e quindi va in campagna, in una tenuta di sua proprietà, in cui però non era mai andato e scopre così che l'amministratore di questa sua tenuta, che lui pensava essere un uomo, è una donna che anche lei ha un passato difficile alle spalle, è dovuta fuggire da casa per uno scandalo. Quindi anche se è di buona famiglia si è abbassata a lavorare per questo motivo, ma è una donna estremamente casta, estremamente rigida e morale, pur non essendo una donna dura o mascolina o senza sentimenti, anzi è una persona molto generosa, molto aperta e quando si rende conto che Reginald, il protagonista, ha questo problema di alcolismo, prima lo giudica, è vero. Anche perché sa un pochino del suo passato, però dopo si dà da fare per aiutarlo perché lei è pronta ad aiutare chiunque. Libro stupendo, dove i sentimenti, i pensieri, le personalità dei protagonisti veramente trasudano dalle pagine e in più ha anche dei momenti ironici e divertenti perché ci sono due animali domestici che sono veramente il leitmotiv di questo romanzo, molto carini, molto simpatici. E sono un po' lo specchio dei loro padroni ed è molto molto carino. Il romanzo non è per niente scontato, nonostante il tema riformiamo il libertino compaia in tantissimi libri, questo non è assolutamente scontato perché c'è anche da superare tutto il problema della protagonista femminile. E veramente il libertino Reginald alla fine sarà riformato, ma soprattutto quello che emerge da questo libro è che nessuno ti può aiutare se non sei tu che ti vuoi aiutare, nessuno ti può cambiare se non sei tu che vuoi cambiare e quindi ad un certo punto è lui stesso che deve fare quel passo in più e lo fa. Veramente molto realistico, molto carino, con un happy ending, quindi veramente un libro che io amo molto, un libro amato veramente da intere generazioni e che vi consiglio. Se non l'avete letto, mi raccomando. Cioè, leggetelo subito perché bisogna assolutamente leggerlo. Altro libro che inserisco in questa lista è Giocare d'azzardo, che in originale si intitolava The Gamble di Lavier Spencer. Vi ho già elencato i miei libri preferiti di Lavier Spencer in un video apposito, in un post sul mio blog apposito, quindi se volete vedere la mia top 10 dei libri di questa autrice che io adoro, li potete trovare al link che vi lascerò qui sotto e tra questi c'è naturalmente questo libro che inserisco anche in questa lista perché qui veramente più bad boy del protagonista maschile che in questo caso si chiama Scott non ne possiamo trovare. Qua siamo in America nel 1888 in una piccola cittadina del West, quindi dove c'è nato una guerra tra le donne e il proprietario di un saloon, ok? Quindi diciamo che il perbenismo si scontra con il peccato, se così possiamo dire, ma in realtà Scott, il proprietario di questo saloon, ha alle spalle un passato tragico legato alla guerra civile americana. La donna che diciamo cozza con lui, anche lei è molto più che non quello che sembra, anche lei segnata da un passato difficile, da un problema fisico che le dà problemi tutti i giorni nel quotidiano e che le ha rovinato, tra virgolette, la vita. Quindi i due sono entrambi feriti, entrambi devono guarire e lo faranno aiutandosi a vicenda, in un certo senso. Però prima ci sarà uno scontro e dopo ci sarà, diciamo, una tregua e dalla tregua nascerà qualcosa di più. Però appunto, più bad boy di uno che gestisce un saloon, gioca d'azzardo, frequenta donne, diciamo, di dubbia reputazione, direi che non ci può essere nient'altro, no? Quindi questo è veramente un romanzo che secondo me ci azzecca proprio con questa lista ed è anche un bellissimo libro che vi consiglio di leggere. Altro libro che inserisco in questa lista è Inattese seduzioni di Elizabeth Hoyt, che in originale si intitolava To Seduce a Sinner. Allora, facciamo una parentesi, secondo me Elizabeth Hoyt e un'altra autrice di cui parlerò
parlerò sempre in questa lista, sono proprio specializzate in bad boys, in libertini, seduttori, eccetera. Praticamente tutti i loro libri ne contengono uno e hanno addirittura fatto proprio delle serie dedicate proprio solo a questo tipo di personaggi. Quindi, tra i libri di Elizabeth Hoyt veramente avrei potuto sceglierne tantissimi e sarebbero tutti andati bene in questa lista, però non potevo fare una lista fatta solo dei libri di Elizabeth Hoyt, ok? Quindi di suo ne ho scelti solo due. Sì, lo so che una delle regole che mi ero data era di mettere solo un libro per ogni autrice, però permettetemelo perché veramente, cioè in questo caso non ho resistito. Perché? Perché Elizabeth Hoyt trovo sia molto specializzata in bad boys, quindi li tratta bene, li sa usare bene nella trama, è proprio una professionista del genere. Inoltre ha uno stile che a me piace e inoltre è un tantino più sensuale di altre autrici che citerò in questa lista e ci volevo mettere anche un po' più di pepe in questa lista proprio perché stiamo parlando di libertini e seduttori, qualche libro un pochino più hot ve lo dovevo proporre per forza, no? E Lloyd è un esempio lampante. Allora, Inattese seduzioni probabilmente non è uno dei miei libri preferiti di questa autrice, però cosa volete? È una trama che comunque attira. Abbiamo una donna che ha amato per anni e anni e anni un impenitente libertino, no? Perché comunque lei riesce a cogliere dietro la sua maschera il dolore che si cela, no? E ad un certo punto addirittura questa donna avrà anche il coraggio di fargli una proposta di un matrimonio di convenienza, nascondendogli comunque i propri sentimenti, e riuscirà a conquistarlo. Poi il modo in cui lo conquista non è uno dei miei metodi preferiti, diciamo così. Però comunque è un tipo di storia legata ad un libertino un pochino diversa dal solito. D'altronde Lloyd, come vi ho detto, è specializzata, quindi ha veramente libri di qualsiasi tipo sui libertini. E questo quindi secondo me era qualcosa di interessante da inserire nella lista. Il secondo libro di Lloyd che inserisco in questa lista invece è un classico. Immancabile. Se amate il romance, non potete non averlo letto. Se non l'avete letto, dovete leggerlo. E si intitola Il principe e la preda, in originale The Raven Prince. Questo è veramente uno dei classici del romance, dove troviamo la figura classica del libertino per antonomasia, un uomo duro, scontroso. All'inizio anche un pochino violento, non è sicuramente un personaggio facile da apprezzare per il lettore, ma questa prima impressione sarà totalmente capovolta durante lo sviluppo della trama che riserverà sorprese. Quindi veramente qualcosa di bello. Di importante, questo è veramente un libro che è molto bello, molto sensuale, ma è anche un capostipite del genere. Molti libri successivi hanno preso esempio la figura del protagonista maschile di questo libro come figura del libertino e veramente merita tanto. Poi, invece, ho voluto inserire nella lista anche un libro che forse molti sottovalutano. Io vi ho già parlato di Stephanie Lawrence e soprattutto vi ho parlato della sua serie della famiglia Chinster, che negli ultimi anni purtroppo è caduta un po' nell'oblio, non se ne parla più, eccetera, eccetera, ma che secondo me, soprattutto nei suoi libri capostipiti, perché dopo ci sono state molte serie costola della serie principale della famiglia Chinster, con i vari parenti e nipoti, figli degli originali Chinster. Se prendiamo proprio ad esempio i libri originali, e in questo caso quello che ho messo in questa lista è il primo libro della serie, La sposa del diavolo, The Devil's Bride, è proprio qualcosa di canonico. Cioè, qua abbiamo proprio una trama classica del romance, sicuramente prevedibile. Sicuramente capirete dove va a finire il libro quasi dalle prime pagine, dove abbiamo un uomo che è proprio il classico libertino, scanzonato, che però non ha dei vizi gravi, non ha dei dolori gravi alle sue spalle, è semplicemente un uomo che ancora non ha trovato la donna giusta per lui e quindi si diverte di
si diverte ad andare di fiore in fiore, ecco, diciamo così, no? E soprattutto pensa che il matrimonio sia una trappola, però non è un uomo tormentato, un uomo con un passato difficile, no? E la donna di cui si innamorerà è invece una donna molto ribelle, molto indipendente per l'epoca e quindi proprio quello che lui pensava di non volere, ma quello che alla fine presenterà per lui una sfida da conquistare e alla fine quello che sarà conquistato sarà lui. Quindi veramente una trama classica che non vi dirà niente di nuovo. Non abbiamo una psicologia approfonditissima dei personaggi, perché i personaggi in fondo sono abbastanza delle anime semplici ed è facile capirli con pochi tratti, ben descritti e ben dosati, però è uno di quei romanzi che si legge piacevolmente, che non vi dà ansia, non vi dà drammi, non vi dà palpitazioni, scorre liscio, in modo piacevole, con dei dialoghi piacevoli e vivaci, con delle scene d'amore piacevoli e coinvolgenti, ma che resta lì come qualcosa da leggere senza rimanerne sconvolti o senza dire oh mio Dio, il capolavoro che non voglio scordarmi mai più nella vita, no. Però è un esempio di romance ben fatto, ben costruito, che è un piacere leggere e soprattutto è una figura di libertino un pochino più semplice, cioè, perché uno può essere un libertino, può essere un uomo scanzonato, può essere un bad boy semplicemente per la sua età, per la sua formazione, il suo ruolo all'interno della società, senza nascondere poi chissà quali segreti, ecco, insomma, perché esistono anche delle storie un po' più semplici, non sempre vogliamo avere degli eroi tormentati, no? E questo è un esempio di eroe non tormentato. Altro libro famosissimo che inserisco in questa lista è invece Il Lord della Seduzione di Loretta Chase. Loretta Chase è un'altra delle mie autrici preferite, quindi non poteva mancare in questa lista. E diciamo probabilmente uno dei suoi libertini più famosi è il protagonista di questo libro, che però è un libertino fuori dalle righe. Perché? Perché Sebastian, il marchese di Dane, di natura sua non sarebbe un libertino, sarebbe un orsacchiottino dentro, ma siccome ha un certo aspetto, gli è successa una data cosa nel passato, la gente si è fatta un'idea sbagliata di lui, si è fatta dei preconcetti su di lui, pensa sempre il peggio di lui e lui per ripicca ha deciso di accontentarli, visto che tutti erano convinti che lui fosse una cattiva persona, ha deciso di diventarlo e quindi è diventato un libertino arrogante e immorale, ma di natura non lo sarebbe stato, è stata la società a trasformarlo in questo. E finalmente abbiamo una protagonista che vede al di là di tutto questo, vede che in fondo è un uomo che ha solamente bisogno di una donna e sicuramente di una donna assertiva come lei, che viene da una famiglia di seduttrici famose. E in 4-8 me lo seduce senza tanti problemi. E veramente è un libro piacevole perché la protagonista sa quello che vuole e sa come ottenerlo, mentre il protagonista alla fine sarà in balia della protagonista, seppure ha questo nomea di libertino, in fondo non lo è. E anche un'altra cosa che lo distingue dagli altri libertini e seduttori classici: il marchese di Dane non è bello. Piace, ha un bel fisico, però di viso non è assolutamente bello. E veramente è un libro con personaggi atipici, una trama piacevole, vivace, diversa dal solito. Anche questo è uno dei capolavori della letteratura romance e un perché c'è, è inutile dirlo. Passiamo adesso a un'altra autrice famosissima e un'altra autrice tra le mie preferite, che è Lisa Kleypas. Anche qui, scegliere un libertino tra i suoi è stato difficile. Avrei potuto scegliere Craven, che era il protagonista di Suddenly You, se non mi ricordo male il libro, Aspettando te credo che fosse il libro o un altro, adesso potrei confondermi, che gestisce una bisca clandestina eccetera, avrei potuto fare quello. Ma invece ho optato invece per il romanzo Peccati d'inverno di Evelyn Winter, che è il terzo romanzo della serie Wallflowers. Perché ho optato per questo? Perché in fondo, se proprio vogliamo dire, avevo già messo un esempio di libertino che gestisce sala d'azzardo,
Saloon col secondo libro della lista, quindi ho deciso di cambiare, ho scelto invece Il Libertino, che in questo caso è il visconte Sebastian St. Vincent, che basta il suo nome per rovinare la reputazione di una fanciulla, ma la più timida delle quattro Wallflowers decide proprio di proporre a lui un matrimonio perché ha bisogno di sposarsi per entrare in possesso dell'eredità. E pone il suo cuore a rischio perché comunque lei lo sceglie perché a lei piace, no? E gli pone delle condizioni. Naturalmente lei, dopo aver avuto l'eredità, avrà i soldi per aiutare lui perché gli servono dei fondi, eccetera. Però lo avverte: guarda, sarà un matrimonio di convenienza, mi concederò a te solo la prima notte di nozze e dopo basta. Quindi cosa rappresenta Evangeline per lui, no? Per St. Vincent rappresenta una sfida, ma allo stesso tempo rappresenta anche un ideale. Un ideale perché? Perché comunque lei è innocente, è una persona buona, è una persona corretta e quindi è diversa dalle solite donne che lui frequenta, se ne accorgerà subito e facendo il paragone tra le altre donne che frequenta e lei, facendo il paragone fra se stesso e lei, chi ne esce vincitore è lei, no? Quindi lui comincerà a redimersi per arrivare all'altezza di lei. E vedere come questo libertino cambi solo grazie ad un'influenza positiva, ma non seduttiva, non manipolatrice, non, cioè non è che lei attivamente cerca poi di fare chissà cosa per riformarlo, basta la sua presenza, basta il suo carattere. Lei è semplicemente se stessa e basta questo. Ok, questo è quello che a me piace di questo libro. La semplicità con cui lui si redime rendendosi conto dei suoi difetti solo perché lei è un fulgido esempio di una brava e bella persona. Cioè, e questo mi è sempre piaciuto. Poi non guastano anche delle scene abbastanza otte e molto scritte, e veramente scritte bene, ma d'altronde stiamo parlando di un libro di Lisa Kleypas e non poteva essere nient'altro. Naturalmente non poteva mancare in questa lista anche un libro di Georges Ateyer e in questo caso La pedina scambiata, perché come vi ho detto, protagonista della pedina scambiata è il Duca di Avon, che è il libertino debosciato per antonomasia. Non per niente lo chiamano Satana, no? Cioè nel senso, è veramente arrivato a un livello di vizio e di cinismo che è impareggiabile, ma quando diciamo nelle sue trame verrà coinvolta una ragazza innocente, ma allo stesso tempo molto 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 coraggiosa, che vedrà in lui solo i lati positivi, lui pian pianino si trasformerà proprio perché vorrà diventare quello che lei vede già in lui. Cioè lui non è la brava persona che lei vede, ok? Lei ha un po' il prosciutto sugli occhi, però lui ad un certo punto vorrà essere quello che lei vede. E poi comunque siamo già anche davanti a un libertino che ha un'età un po' avanzata, quindi anche un po' stufo della sua vita, no? Un po' stufo della vita che ha fatto fino ad ora e quindi vuole qualcosa di nuovo, vuole qualcosa di diverso nell'autunno della sua vita, no? E quindi è pronto per essere redento e lei arriva al momento giusto. Questo però non è al centro del libro, al centro del libro c'è tutta una trama di vendetta, scambi di persona, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il libro è molto di più che non questo, ma il Duca di Avon ruba veramente la scena ed è il libertino per antonomasia. Altro libro che non poteva mancare in questa lista era un libro di Jane Fedder, che è una delle mie autrici preferite perché lei riesce a mescolare veramente ironia, dramma, sensualità in un mix irresistibile. E questa sua ironia che permea le sue pagine a me piace veramente tanto. Il libro che ho scelto suo è Come sposare un duca, che in originale però si intitolava Vice, cioè vizio. Purtroppo sono anni che non viene più ristampato in italiano, però nell'usato potete ancora trovarlo. È ambientato nella Londra del 1750 e abbiamo un giovane visconte che si sta spegnendo a poco perché ha fatto una vita dissoluta e sta morendo di sifilide. Alla sua morte, siccome non ha avuto eredi diretti,
le sue proprietà verranno spartite tra i creditori a causa di tutti i debiti che ha, e suo cugino Tarquin, terzo duca di Redmayne, che vuole invece salvare le tenute di famiglia, vuole che lui abbia un figlio prima che sia troppo tardi, un erede, in modo che le tenute non vengano perse. Qual è il problema? Il problema è che naturalmente lui sta morendo di sifilide, quindi non è che può generare. Però Tarquin ha un piano. Allora, qual è il piano? E tenete conto che Tarquin è, diciamo, abbastanza un libertino cinico, quindi non è proprio un piano molto morale. Allora, vuole trovare una ragazza di buona famiglia, che però sia in cattive acque e quindi sia disposta a sposare suo cugino che sta morendo. Ok, ma si è anche disposta ad andare a letto con lui, Tarquin, per generare un figlio che si farà passare come figlio di Lucienne e quindi sarà l'erede legittimo e erediterà tutte quelle tenute. Ok, adesso trovare una ragazza di buona famiglia vergine che sia disposta ad accettare una roba del genere non è facile, ma Tarquin la trova nella figura di Giuliana. Poverina, ha avuto un periodo un tantino difficile. Perché? Perché ha sposato un uomo più vecchio di lei, depravato, eccetera, e durante la prima notte di nozze, quando lui ha cercato di forzarle un pochino la mano, lei lo ha colpito con lo scaldaletto e inavvertitamente lo ha ucciso. Quindi praticamente adesso ha paura di venire incolpata della morte di suo marito ed è fuggita. È fuggita, ma si trova in pericolo costante perché potrebbero trovarla da un momento all'altro, potrebbero incarcerarla, potrebbero farle qualsiasi cosa. E cade nelle mani di Tarquin, perché comunque Tarquin le fa una proposta che la potrebbe salvare, perché come moglie di suo cugino, il visconte, sarebbe al sicuro dalla legge, sarebbe sposata. E sarebbe anche la madre di un erede di una vasta proprietà. Il problema è che Giuliana è una brava ragazza, quindi non le aggrada moltissimo sposare uno e andare a letto col suo cugino per generare un figlio. Però d'altronde, che scelta ha? Ok, questa è la premessa del libro. Quindi avete già capito che si tratta senza dubbio di un libro molto molto interessante che vi consiglio sicuramente di leggere. Altro libro che non poteva assolutamente mancare in una lista di Bad Boys è Un irresistibile furfante di Sarah McLean, che in originale si intitolava A Rogue by Any Other Name. Questo è un romanzo famosissimo che conoscono anche i sassi. Qui il bad boy lo è diventato per circostanza più che per inclinazione, un po' come il marchese di Dane, quindi redimerlo sarà abbastanza semplice. Non è sicuramente uno dei miei romanzi rosa storici preferiti, ma è veramente un classico. Sarah McLean non è tra le mie autrici preferite, ma scrive comunque molto molto bene. E questo è comunque una trama abbastanza classica. Abbiamo un giovane marchese che ha perso tutto il suo patrimonio al gioco, no? E per riprendersi l'eredità e ottenere la vendetta su chi gli ha soffiato tutti i soldi, decide di sposare proprio chi ha acquisito le sue terre, o meglio, la figlia. Decide di sposare la figlia di chi ha acquisito i suoi beni, ok? Per ottenere le informazioni necessarie per distruggere quell'uomo che lo ha rovinato, no? Quindi sposa questa poverina che dovrebbe essere una pedina nelle sue mani, no? Ma in realtà lei rovescerà le carte in tavola e non vi dico altro. E poi arriviamo a un altro libro molto interessante e a un'altra autrice molto interessante. Come vi ho detto che Elizabeth Hoyt è specializzata in bad boys all'interno del genere romance, lo stesso vale per Suzanne Enoch, anche lei è veramente specializzata in bad boys, libertini, seduttori, anche lei praticamente in tutti i suoi libri ci sono, ha scritto intere serie dedicate ai libertini e veramente anche qui avrei potuto scegliere 20 libri suoi e sarebbero tutti andati benissimo in questa lista e invece ne ho scelto uno. Che si chiama Che mascalzone, che in originale si intitolava London's Perfect Scoundrel, che è il secondo libro della serie Lessons in Love, che
che purtroppo in italiano è reperibile solo nell'usato perché sono anni che non viene più ristampato e mi dispiace aver scelto proprio questo libro, però era quello che mi ispirava di più. E mi raccomando, non confondetevi, perché questo che io vi consiglio e ho messo in questa lista è London Perfect Scoundrel, che in italiano è stato tradotto anni fa come Che mascalzone. Ma un altro libro di Susan Enno che è stato pubblicato in italiano col titolo Era un mascalzone, però quello è un altro libro che in originale si intitolava Always a Scoundrel e fa parte di un'altra serie che è I Notorious Gentlemen, quindi non c'entra assolutamente niente con quello che vi suggerisco io, ok? Qui cosa abbiamo? La serie Lessons in Love, di cui fa parte London's Perfect Scoundrel, non è altro che una serie di libri che sono collegati da un punto in comune. Cioè abbiamo delle donne che decidono di dare a dei famigerati libertini di Londra una bella lezione, ok? E questo libro che vi suggerisco ha come protagonisti il marchese di Saint-Aubin, che appunto si è guadagnato la reputazione del perfetto mascalzone di Londra, e Evelyn Ruddick, che dovrebbe appunto fare in modo di redimerlo e di fargli cambiare modo di vivere. Perché? Perché praticamente lei ha dei progetti su un orfanotrofio e uno degli amministratori di questo orfanotrofio è Saint-Aubin, quindi lei vuole che lui approvi i suoi piani, ma lui non ne ha assolutamente intenzione, quindi lei gli deve far cambiare idea in qualche modo e ha un piano per riuscirci. Libro molto carino, la trama è molto carina e sicuramente ve lo consiglio, ma guardate, se avete voglia di leggere un libro sui libertini, sui seduttori eccetera, qualsiasi libro di Susan Enoch va bene, quindi se non volete leggere il libro che vi ho consigliato io, questo che è di difficile reperibilità in italiano, sceglietene pure un altro della Enoch e andrà comunque bene, perché veramente anche lei è specializzata in libertini e seduttori. Per concludere la lista poi ho voluto mettere due libri inediti in italiano. Perché? Perché hanno delle trame secondo me interessanti. Uno è The Rogue Report di Barbara Dawson Smith, che a dire il vero avrei potuto mettere anche nella mia lista di romance con liste, ok? Ma non l'ho fatto, perché in fondo, diciamo, più che una lista, qua si tratta di articoli di giornale, ma vi spiego meglio. Praticamente abbiamo la protagonista femminile di questo libro, che è Lady Julia, che ha qualche segreto, no? La maggior parte delle persone crede che lei sia semplicemente la direttrice di una scuola di beneficenza, no? In realtà lei era di origini nobili, però ha avuto un figlio fuori dal matrimonio, quindi la sua reputazione è stata rovinata e il bel mondo l'ha emarginata, ok? Il suo secondo segreto qual è? Il suo secondo segreto è che lei è, sotto falso nome, l'autrice di una colonna che appare su dei quotidiani, che è dedicata al fatto di denunciare le avventure di alcuni libertini, no? Ok, quindi spifferare i loro segreti e metterli in cattiva luce, ok? Quindi diciamo che la protagonista di questo libro sa di essere costantemente in pericolo di venire scoperta e di rischiare ogni giorno che qualcuno scopra la sua identità e qualcuno di questi libertini che lei ha denunciato su questo giornale magari voglia vendicarsi, no? Però anche se lo sa, decide di correre un rischio, e questo rischio è il suo terzo segreto. Il suo terzo segreto è che ha cominciato a flirtare con un nuovo insegnante di matematica della scuola e ha cominciato a flirtare con lui perché le piace veramente quest'uomo, anche se ha il dubbio che lui sia proprio uno dei libertini che lei ha denunciato o che comunque uno di questi libertini lo abbia pagato per vendicarsi di lei, ma comunque non riesce a resistergli. Quindi, come vedete, la trama è veramente interessante, un po' diversa dal solito, e ho deciso di metterlo in questa lista per questo. Altro libro che ho messo in questa lista per un altro motivo è The Duke Wagger di Edith Layton, che anche questo è inedito in italiano. Allora, praticamente in italiano il titolo si tradurrebbe Nella scommessa dei duca, ok? Praticamente abbiamo due
libertini, che sono quelli più belli, quelli più famosi di Londra e anche quelli più pericolosi. Uno è un duca e uno è un marchese, sono rivali a chi è più debosciato, no? E un giorno fanno una scommessa, cioè scommettono su chi riuscirà a rubare la virtù a una ragazza che si chiama Regina. E lei naturalmente si trova tra due fuochi e resistere a questi due ultra seduttori non sarà certamente facile. Ma perché ho scelto di mettere questo libro che ha una trama abbastanza semplice e lineare? Perché è molto classico, vecchio stampo, ma è molto in un certo senso realistico. Cioè questo io lo associo un pochino alle relazioni pericolose di Della Closs, il romanzo, con le dovute differenze. Qua stiamo parlando di un romance, di un romanzo storico rosa, quindi qualcosa di molto più leggero, però che dipinge abbastanza verosimilmente anche dei lati molto scabrosi e bassi dei libertini. Cioè quello che questi qua non fanno per sedurre sta povera crista non ve lo sto neanche a dire. Quindi diciamo che è un esempio di debosciati, edonisti e predatori che erano realmente presenti nella società dell'epoca, che erano frutto in fondo della politica dei matrimoni di convenienza. Cioè se mi sposo senza amore, perché non posso avere delle avventure fuori dal matrimonio, no? È mio diritto essere felice in un certo senso. Quindi queste avventure extraconiugali erano in un certo senso accettate da un certo punto di vista, perché comunque il punto di vista maschile e femminile in questo caso è molto diverso, ok? Cioè come veniva giudicato un uomo e come veniva giudicata una donna con queste relazioni extraconiugali era molto diverso e molto ingiusto. Ma questo è un libro che lo mostra. Questo è un libro che mostra queste ingiustizie, queste bassezze, questi vizi estremi, pur non cadendo nel drammatico, lo fa, e quindi trovavo interessante inserire anche questo tipo di romanzo in questa lista. Un'onorevole menzione la faccio anche a un libro di Julia Quinn della serie Bridgerton, che è Amare un libertino, dove appunto come protagonista maschile abbiamo uno dei libertini più famosi di Londra, che in realtà è diventato tale perché fin da giovane si era innamorato della moglie del suo amato cugino e quindi non potendo amare la donna che amava si è dato un po' all'avventura, ok? Ma col cuore le è sempre stato fedele, quindi in realtà non stiamo parlando veramente di un vizioso libertino in questo caso, e quindi non l'ho inserito nella lista vera e propria, però comunque vi cito questo libro, che è comunque un libro molto piacevole, molto bello, uno dei miei preferiti della serie Bridgerton. Qui chiudo la mia lista, spero che vi sia piaciuta. Come sempre e come vi dico ogni volta, è una lista molto riduttiva perché non voglio tediarvi troppo con dei video troppo lunghi, ed è una lista che segue il mio gusto e le mie autrici preferite. Sicuramente ci sono molti altri libri bellissimi dedicati alla figura del libertino e del seduttore all'interno del romance storico rosa, però io ho deciso di elencarvi questi. Sarò felice se voi elencherete i vostri preferiti di questo genere nei commenti a questo video e nei commenti al mio post sul mio blog. Se questo video vi è piaciuto, cliccate mi piace qui sotto e iscrivetevi al mio canale per non perdere i miei prossimi video. E come sempre vi auguro buona lettura!